quelle bombe di strada. Dov'è? C'è dentro, sempre il tiro delle buche. In fondo ti posso vedere. Soddisfatto? Sì, sì, no, questa sì. Se tutti hanno così, sono soddisfatto. Tira pure i chicchi di quelle paia di Simone, non te ne posso. Non te ne posso. Non te ne posso, perché è un mignolo. Allora, questa è una mini meditrebbia cubota. È una meditrebbia a pettine. In pratica prende tutte le piante di grano, in modo ordinato, fa andare dentro in queste catene, passano dalla catena, questa qui principale, e miette solo il grano e non fa andare dentro la paglia nel rotore. In pratica il vantaggio di queste macchine è che non spacca il grano, mentre le altre tradizionali macchine fatte con le coppie triggiano la paglia assieme col grano e poi i vagli scuotono finché resta solo il grano. Però in questo caso le coccole, quelle che trinciano, qualche volta spaccano il grano. Il grano spaccato è pericoloso perché non puoi fare il biologico, perché se poi tra 10-15 giorni il grano spaccato fa delle muffe, e il panettiere bisognerebbe che macina subito, che faccia farina subito, non aspettare. Mentre questa, se non che non rompe il grano, non ne rompe proprio veramente neanche uno, è più delicata, un sistema, come abbiamo visto il filmato prima, che prende solo le spighe, il grano lo puoi macinare quando vuoi tu, anche tra l'anno, e così hai la possibilità di farli miscele tra grani e grani, magari non hai il grano quest'anno, lo hai un altro anno, un altro tipo, le fai miscele e ti dai la farina che vuoi tu. Ecco, questo è il vantaggio di questa macchina qui.